Ciao a tutti ragazzi, rieccoci sull'ottavo episodio Evviva. di NBA, ovviamente, Move Edition. Intanto riprendiamo la partita. Move. Si potrebbe giocare anche col move. Beh, ovvio. Ok. Col move Nulla, sarà si doveva usare sempre anche tu Ethan. quellino. Ethan Ethan, sì. Marks. L'uomo spaccato a merda di vita Ma però. davvero? Dopo Perso il più lavoro, la moglie, un figlio è morto. di. L'altro l'ha perso. Quell'altro L'hanno l'hanno rapito. rubato, l'hanno rapito. Che vita di merda. Vediamo un po' cosa c'è qui. Ordine di sfratto, sta a vedere. Oh boy. Comunque se non sbaglio non manca Quando i tanto. genitori rientrarono a Sai che casa abbiamo dopo le sfuggito messe, prima di tutti i loro metà, bambini erano funziona. scomparsi. Li cercarono, li chiamarono a gran voce, piansero e implorarono, ma fu tutto inutile. Nessuno rivide mai più i bambini. Dopo ci dipinge insegno. Sì, grande filo. Per tutti noi. Che vabbè, no, c'è bisogno Ah, è di sempre lo diretta. stesso, ok. La rimettiamo così come l'abbiamo trovata. Sì. Ah, sì. Beh. È francobollo, sì. Devo andarmene e scoprire che cos'è questa ricevuta. Oh, perfetto. Sembra la ricevuta di un armadietto. Giusto, Pino. Piove sempre. Piove fruttuosamente sempre. La vuoi passare dal retro? Via, corri. Mettiamo la polizia. Polizia. Quella lettera potrebbe essere collegata alla scomparsa di Sean. Devo portarla alla polizia. Andare via di casa ostile. Prendiamo la lettera. Siamo assassini. Vai. Sono io l'assassino. Blackout e poi via con l'omicidio. Lo so che sono io. Madonna. Non dire così. Pino, non dirci queste cose. Ah, perché lui c'è tanta gente. Non ci hanno visti? Vabbè, No, via. Non importa. no. Grana, Riprendiamo la grana. prima. E F2 a destra. Tutte le accendiamo. volte è confuso, ragazzi. È un Xboxaro in realtà. Penso che non ti dirà questa cattiveria. Ah già, ora si deve partire, mi sembra. Sì. Così lui diceva qui. Ah, no, c'è qualcosa nell'armadietto, mi sembra. Ah già, vero. Si deve andare nell'armadietto. Si sta male tutta la gente, troppo affollato. Ah, io mi incazzo e basta, mi dice troppa gente. Devo farmi largo tra la folla. No, non sopporto la folla, non riesco a controllarmi. Non ce la farò. Smesso di dirlo. Più tardi, armadietto, armadietto. Armadietti o Non c'è armadietto? tempo da perdere. Io non ci riesco, c'è troppa gente, non ce la faccio. Spaccata a merda questo. Quest'uomo ne può più di vivere. Ah, devo continuare. Mamma mia, che scusa. Sì, se ne fanno scuro. Lefty Guardati di del culo. cazzo. R1. No, Avanti. perché? Non lo so. Ho preso quella a destra. Dai. Ah, me lo fa rifà. Sì. Dai, 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 dai. Ora. L1. Ah, ti non ho premuto. L1. Shakera, shakera, Un shakera. Shakera. micciottolo alla testa, oh. Fortunatamente. Cioè, Ok. veramente, un micciottolo. Mimi. Si è fermato il tempo. Bello bello. Però va a terra. Mi diverto. Si diverte. Madonna. Sean. Il palloncino rosso. Quella della prima puntata. Papà, Jason. dove sei? Jason!
Ah, è vero, Jason, quello è morto, eccolo là. Jason! Ancora, ancora! È un posto, per lei la voglio toccare. Vai, giù, stronza. Già, fermati, testa di cazzo. Fermati, stronzo. E la No, Madonna. anzi no. Eccolo. C'ho tutto il trasporto. Tutti giù, tutti. Jason! Ci sono stato un pacco. Madonna. Te vai a terra, te uguale, mi guardi. Tutti giù. Pensa che sblocco un trofeo se butto tutti giù. Jason! Immagino. Madonna. Però La allora non puoi sostituire. cragna da beppa ha preso rosso. Guarda lì. Buon ghignava signora. Vai a terra. Jason! Okay, tutti giù, tutti. Sono tutto nel mare. Ma fa finta di nulla, fa. Spiamo, ma fa finta di nulla. Ok, ci siamo, via. Un cambio di inquadratura repentino. Deposito bagagli. Ok, dobbiamo andare lì. Eh sì. Armadietti. Gli armadietti. Gli Devo armadietti. trovare quello giusto. Sì. Fallo, cosa c'è? Foglia, mi sembra. Fila 18, cassetta numero 3. Fila 18, cassetta numero Scusa, 3. sì, E no. vado via. Ho sbagliato. Mi sono scordato. Fila 18, cassetta numero 3. Ok. Ah, fila 18. Fila Gli 18. armadietti. Devo trovare quello Ah, giusto. è questo lì, no. E posso aprire quante cazzo ne pare? Non mi apri. Sì. Io apro tutto. Ah no, che c'ho la password. È sbagliata. Armadietto sbagliato. Lo so. Fila 18, cassetto numero 3. Siamo alla fila 18. 16. Oh, è qui. No, aspetta, perché cassetto numero 3 era qui 6, cioè 16, 16, mi sa che è il 17. 18 di qua. Di qua. Mi cambia visuale? Ok. Quindi sì, 15, sembra che 16. sia la giusta. 19. 19. Allora qui? A No, è di là, è di là. sinistra? Di Sì, perché vanno a 2. Mi sa che vai qua? giù in fondo, sì. Qua a 18, sinistra. no. 5. Ah, ecco, 18, numero 18, numero 3. 3. Ah, numero 3. 28, 27, 26, ok, sono indietro. 1, 2, 3, Ok, eccolo quello, questo. quello lì sopra. Vai, eccolo lì. 06, 07. Ok, mi sa che abbiamo trovato quello giusto, sì. Ok. Ah, poi anche te, eh. È un po' a scatola. Ah, la scatola che c'ha, gli avrà messo l'investigatore. Non mi Sì. apri. La scatola è quella. C'era qualcuno, c'era. Ma in ogni caso non scopriremo ancora chi è che c'era. Allora, vediamo un po' chi c'era. Dai, andiamo avanti anche 10 minuti. Tanto Sì. Ah, siamo ancora 10 minuti di video. qui siamo in un hotel, ok. Hotel mezza stella. Cioè, è in un motel. Ok. Apriamo con la scatola. Vediamo pensieri. Scatola. La scatola dell'armadietto. Che cosa ci sarà dentro? Scopriremo tra poco. Vediamo cosa c'è. Ci pensa un pochino. Motel, diciamo motel. Ho preso una stanza nel primo motel che ho trovato. Vabbè, ci porta a casa. Allora.
pistola, origami e telefono. telefono. Torniamo a questo pezzo. Qui Sì. si sta per movimentare. È quasi finito, comunque il gioco. Beh, non siamo lontanissimi. Non siamo lontani. Allora, dice l'origami, Una batteria. quell'origami l'abbiamo già visto, quello basso a sinistra, il primo che si è visto. Ah, guardiamo tutto, innanzitutto guardiamo gli origami. Sì. Sei pronto a dimostrare il tuo coraggio per salvare tuo figlio? Garage, parcheggio di Joe, 4988, Roosevelt Avenue, Lexington. Pronto a salvare tuo figlio? Sono pronto, sono pronto. La batteria. Poi. Papà, Sean. dove sei? Ho tanto freddo. Papà! Insomma, è che sono una grafa. A che punto ti spingerai per salvare qualcuno che ami? Il cane ce l'ha detto. Zitta, Peggy. 5 origami. Ogni origami rappresenta una prova. Ogni prova fornisce delle lettere. Le lettere rivelano un indizio. Stanza, Dobbiamo ma andare nel parcheggio, sì. in questo parcheggio di sotto. Allora lì siamo tutti dentro. Nascondi sotto il letto. Sotto Sì. il letto. Vai via. Vieni, muovi il culo. Allora, vediamo un po' cosa dovremmo fare. Questo parcheggio. 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 Parcheggi. È bravo. Ora mi sembra si usa la ragazza. No, Bazzagli. Ah, balzare. Barzagli, Barzagli. Barzagli the Wall. Sì, si fa Barzagli Sì, poi. è quasi stanco. È bloccato un nuovo bonus, mi sembra, immagino. Sì, su che immagine. Mi sembra. E guadagnato un trofeo, VIP. VIP. L'assassino è bianco, tra i 30 e i 45 anni. Non agisce d'impulso, ma pianifica le sue azioni con estrema perizia. Non ha niente di personale contro le sue vittime. Per questo copre i loro volti con il fango. Li rende anonimi. Allora perché li uccide se non ha niente Posso anche contro di loro? cambiare. La russa! Cortiamo. Per lui sono solo Ah. un'immagine, un simbolo. Forse è per questo che lascia sui corpi un origami e un'orchidea. Sono regali. Per scusarsi di quanto ha fatto. Interessante. E questo a cosa ci porta? Calma, aggressività, cosa si mette? Aggressività, aggressività. Con la X. X. Serve a stabilire un profilo del killer, a capire chi ci troviamo di fronte. Sarebbe stato più utile se fosse stato fatto fin dall'inizio. Continui, Jaden. Stronzo. Terminamento geografico. X, Mettiamo. X, X. Poi ho studiato la distribuzione geografica degli omicidi. Di solito un assassino commette il primo omicidio dove vive, in modo da avere un luogo sicuro in cui rifugiarsi in caso di imprevisti. Più diventa sicuro di sé, più si allontana dalla sua base. Ora, analizzando i luoghi in cui sono scomparse le vittime, ho isolato una zona in cui potrebbe vivere l'assassino. E che dimensioni avrebbe questa zona? Oh, la russa è incazzata. Diciamolo. Diciamolo. Circa 10 miglia quadrate. Oh, bene. Ci abiteranno 10.000 persone in un'area Ammazza simile. tutti. Vuole interrogarle una per una. Aggressività o calma? Ti ho aggressivo. Vai, si è rotto il cazzo la Non russa. abbiamo l'indirizzo dell'assassino, ma è sicuramente un inizio. Blake, se lei ha un piano migliore, la sto ascoltando. Stronzo. Su, coraggio. Sono tutto orecchi. Dai, Ignazio, dimmi. Pluviometria, Vai. bene. Un dettaglio ha attirato la mia attenzione. Acqua. L'intervallo di tempo tra il momento della scomparsa e il ritrovamento del cadavere varia da 3 a 5 giorni. Ma il livello della pioggia si aggira sempre intorno ai 150 mm. Ma è questo che significa? Affogato. Le vittime vengono affogate nell'acqua piovana. L'assassino uccide solo in autunno, quando piove molto.
Forse segrega le sue vittime in una specie di pozzo a cielo aperto che gradualmente si riempie di pioggia. Più piove, meno tempo la vittima resta in vita. Qual è la prossima mossa? Ci sono due sospetti i cui profili psicologici potrebbero avere un collegamento con la zona di intervento. Vorrei interrogarli. Stiamo solo perdendo tempo qui. L'assassino è là fuori e dobbiamo alzare il culo e andare a cercarlo. Provocazione, buon senso. Non parliamo di un banale assassino. È intelligente, ben organizzato e metodico. Non lo troverete facendo la ronda per le strade. Mi dica, agente Jayden, questa grande esperienza l'ha ottenuta sul campo o l'ha trovata su qualche manualetto? Ma la sono incazzata. Calma o... Provocazione. Beh, la sua grande esperienza non ha di certo impedito a 8 bambini di essere uccisi. Brutto stronzo! Vieni! Basta, sì. Finitela! Ma la bussina sta sul cazzo. Ha detto che uccide sempre con 150 mm di pioggia. Quanto tempo ci rimane? Se le previsioni sono esatte, meno di 72 ore. Sono 4 giorni, 3 giorni e mezzo. Sì. Batman. Ah, Nathaniel Williams è il nostro primo sospetto. È già stato interrogato e vive nella zona indicata dal delineamento geografico. Mariachi! Nessuno. Abbiamo soltanto perso tempo. Alla fine cosa fa Blake? Sì. Forse dovremmo comunque dare un'occhiata. Ma non c'è nessuno. Via. Adesso io sono la russa, stronza. Non sono sicuro che sia una cosa legale. Pace. Chiami la polizia. LOL. LEL. Siamo noi la polizia. Sì. Uno molto credente. Sì. Un po' di fuori. Nathaniel Williams sembra un tipo piuttosto devoto. È un povero imbecille timorato di Dio che attende la fine del mondo. Lo abbiamo interrogato pochi mesi fa per disturbo della quiete pubblica nel parco. Se ne andava in giro a allucinare. Sentiva delle voci. Cobobo. In quella sua testa bacata era convinto che io fossi l'anticristo venuto sulla terra per seguire. Vediamo un po' stampa. Un vero idiota. Sì, in effetti sono un po' stronzo. Vediamo un po'. Allora, dice qualcosa. Insomma, è la Bibbia. La Bibbia. Holy Bible. Bibbia. Non c'è un cazzo. Dalle mezzo le ande, guarda, sì, di fuori. Mezzo? Mezzo le ande le do. Ah. Sì, di fuori. Piglia poco fuori. Sto attento. Tutti i psicofarmaci. Stanno tranquillati, si vuole. Beh. Io sono se stesso, profilo, aria. Mettiamo proprio. Qui si soffoca. Queste finestre non vengono aperte da anni. C'è anche un bel puzzo di me da lui. È da lui so che poi. Ma che è quel monaco? Da lì, un bel mago Jack, dai. Che dove porta sta porta? Cioè l'ha aperta poi è lì. Cioè, una nemicata, vabbè. Un po' c'è. Altri farmaci. Tutti i segni di una nevrosi mistico ossessiva unita a un complesso di persecuzioni. Il tizio ha rotto i ponti con la realtà, rintanato in questo appartamento assurdo. Bene effetti. Piatti sport. 20 anni di lavoro. C'è la merda sopra. E può. Lui mangia per terra. Andiamo qui. C'è un quadro di Gesù. Gesù. Gesù! Non serve essere criminologi per capire che non è un assassino. Stiamo solo perdendo tempo. Secondo lui non è l'assassino. Lo sai, Gesù è sempre lì. Non se ne va. Beh, cosa bisogna fare? I don't know. Ah, è riato, mi sa che torna a casa. Yeah. A bestemmia.
Avresti meglio l'asco. Che tempismo, Nathaniel. Stavamo cercando giusto te. Angeli del cielo, proteggeteci. Vai, parto quel cazzatone. Agente Norman Jaden, FBI. Vorrei che rispondesse ad alcune domande. Dio mio testimone, non ho fatto niente. Sono innocente. Si rilassi, nessuno lo sta accusando. Stia tranquillo. Allora, occupazione adesso. Occupazione. Vai. Dove lavora Nathaniel? Ce l'ha un lavoro? La mia unica occupazione è pregare nostro Signore misericordioso Pinocchio. Per la salvezza dell'umanità. Mi danno intanto di vai a pregarlo. Alibi. Nathaniel, ricorda dove si trovava martedì scorso alle 16:30? Qui. Ero qui, stavo pregando. Tutto il belle giornate. C'era qualcuno con lei? No. No, ero da solo. Stava diceva no, c'era Gesù. Poi. Crocifisso. Come mai tutte queste croci? Ha paura di qualcosa? Forse. Il momento è vicino. E l'ira del Signore si abbatterà sui popoli. Mi sto preparando alla fine del mondo. E le voci, Nathaniel? Le senti ancora, le voci? Lo prende per il culo. Lo sappiamo chi è che ti parla, vero? Lo sappiamo bene tutti e due. Non pronunciare quel nome. Cosa pensieri? Che cosa ti dice, Nathaniel? Intervenire. Blake, ma che diavolo fa? Non posso parlarne. E anche tu devi tacere. Non lo fermerei. Ti ordina di trovare nuove prede. No, ne servono di più, eh? Sempre posso di più. Posso non toccare le botte e ci sta bene. Non fa quella vita di dare un capo. No. Scherza, non sarebbe devi nominarlo o lo evocherai. Però vabbè, uno fa quella vita, poi ci affonisci. Blake è completamente fuori di testa. Non posso starmene qui a fare nulla. Non è così, Nathaniel. Basta, zitto, basta. E tu hai obbedito per farle smettere. Hai preso quel ragazzino e l'hai affogato. Merda. Non è così. Non sembra lo feci smettere. No, intervengo. Ok, non posso più. Basta. Mi hai uccisi tu, vero Nathaniel? Perché non confessi, bastardo? Tu sei l'anticristo. Giù la pistola, Nathaniel. Dirò da tuo padre all'inferno. È l'anticribio. È l'anticribio. Per l'amor di Dio, gli spari. Io ho sparato. Ah, te li sparavi? Ah, sparavi, allora. Non ucciderai l'anticristo con un revolver, Nathaniel. Sei anche tu che è troppo potente. Cristo, un cazzo. Levami la pistola dalla faccia. Avanti. Anticristo, un cazzo. Ora metti giù l'arma. Demonio. Rimpiangerai di aver sfidato l'emissario del Signore. E non li voglio sparare. Il potere divino. No, voglio vedere cosa succede. Faccio tutto. Ascolta. Concentrati sulla mia voce, Natale. Ascolta solo la mia voce. Cristo nostro Signore, difendici nella battaglia contro il male. Proteggici dagli empi inganni del demonio. Possa Dio onnipotente manifestare il potere del suo regno. Possa il potere di Dio far precipitare Satana e i suoi malvagi servi che corrompono questo mondo nelle più oscure profondità dell'inferno. Prova a farci. Stai calmo. Cosa? Andrà tutto sì, bene, Natale. Ah. Cosa? Indietro. Solo bene. Indietro. Lentamente. Non sta funzionando. Giusto. Abbassa la pistola. Lasciala, Natale. Ora ne sparo. No, ora sì, ci sta. Mani dietro. Le mani dietro la testa. Girati. Ora gira. Che cazzotto qui ora. Madonna. Sta cercata. C'è una pistola, ha detto. Già, pare proprio di sì. È successo così velocemente. Era solo un crocifisso. Era solo un crocifisso. Non mi mancherà. Non mi mancherà. Avanti. Allora, non muovo lì. Bene. C'è un crocifisso, ma la fa nuovo. Ho capito, ma se si gira. Infatti. Testa di là, io non le volevo sparare. Quando ho giocato per i cazzi miei, gli ho sparato. Anche
Anch'io. Ma subito, proprio senza fargli domande. Io mi sembra anche io l'ho fatto secco. Dai, va bene, grazie. Dai, sì, ora tocca a Scott e Shelby. Scott. Anche questo video si finisce. Sì, si ferma qui, si ferma. Ci passa qua dietro. Sì, no, all'inizio dei tempi. Sì, vabbè, comunque si salva lo stesso. Sì. Ok, via, Ma come è dire. 10 e 17. Ok. Ah, è vero, si può aumentare la presa. Cioè. Sì, no, sono sempre Si lascia sincero. così. Ah, così. Ok ragazzi, nulla. Niente, il video può finire qua. Cristiano è morto, ci sta bene. Un nuovo sì, ci sta bene, però vuole morire. Sì, no, così no. Cioè, non si può, cioè, ti un po' tesi. La pistolata te la pigli, cioè. E niente, Niente commentate, ragazzi. iscrivetevi al canale e da ripetersi un saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao!